Come in un sogno lunare che va sto navigando senza gravità, vedo la terra azzurra lassù di una struggente bellezza. Da cui io quanto è bella se vista così. La 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 Sogno lunare è una mia composizione vocale composta senza conoscere la musica, perché io sono un musicista diversamente abile, ma con un orecchio sviluppato molto acuto. Per cui io mi creo la melodia, metto le parole e poi devo trovare un'anima pia, anzi un artista, e una grande artista, che aggiunga un soffice tappeto musicale. Avevo trovato Svetlana, una pianista russa meravigliosa. Le mandavo le mie composizioni cantate a cappella, la la lero, la 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 così. E lei, dopo un paio di giorni, mi mandava la base musicale. È una cosa incredibile, perché io ci cantavo subito sopra, istintivamente, e ci appoggiavo. E stavo comodo. Ero veramente estasiato da questa cosa. Poi me ne mandava diverse versioni. Quella teatrale, quella un po' più jazz. Dov'è Svetlana? Dove sei Svetlana? Dalla pandemia in poi e dalla guerra in Russia, in Ucraina, lei è russa, ma stava in Italia, però tornava nella zona del Mar Rosso. E Mar Nero,